ragazzi, siamo qui in un vlog che non avete... Per dirvi auguri di buon Natale. No, siamo in un vlog. Auguri di buon Natale. Gli dà troppo fastidio quando faccio così. Visto che comunque noi non facciamo tanti vlog, e ogni tanto un vlog ci sta per dire qualcosa, parlare, insomma, dirci due cose, anche se voi non rispondete, ma comunque ci sta. Sì. Allora, comunque, questo vlog lo facciamo il giorno dopo RomaTube e uscirà appunto oggi. Wow, incredibile! Perché oggi è il giorno in cui lo vedrete, non è vero, non tutti. Comunque, a RomaTube ci avete fatto tanti regali. Abbiamo ricevuto due regali. due regali. Che poi uno è solo il suo, no, quindi veramente, ne ricevuto uno. Veramente volevo ringraziarvi a tutti quanti, perché comunque il pensiero è stato bellissimo. E vorrei far vedere intanto il primo, che è un cartellone. Esattamente. Che va in questo senso. Sì. Che ha deciso spontaneamente di tenersi lui. Che c'è stato fatto? Sì, lo c'è vedete? Scritto, probabilmente non si legge perché ci sta una cosa. Però c'è scritto: viva vinci. Viva vidi vici. Vabbè, i Grananas. E poi ho scritto vecchi Trapani qua sotto. Dare Lexenic, grazie ragazzi per tutti i sorrisi che mi regalate. Per quel. Che cazzo? Leggite che non ci riesco. Per tutti i sorrisi che mi regalate, per quei 10 minuti che a volte mi cambiano le giornate. Continuate così. Non cambiate mai, siamo dislessici e non riusciamo a leggere. E poi dislessici, avete sentito come l'ha detto? Perché io a leggere sono lento. A scamare infami sono spada. Mamma mia, comunque, poi c'è stato Victus, che è una mia citazione di un video. E poi c'è stato l'autore, che è Francesco Smith. Che salutiamo tantissimo. Dal vostro più grande fan, Francesco Smith. Grazie Francesco Smith, questo ce lo teniamo qua. Me lo tengo qua in camera mia. Esatto. Come questo, che è il pezzo forte, sì. Poi che c'è stato fatto da, mi è stato fatto da due fan, da Nico Sisto e Lorenzo Zito, li ringrazio perché sbam, ci hanno fatto, mi hanno fatto questo. L'hanno fatto più bello di com'è in realtà. Bravi, mi hanno fatto un po' sul DiCaprio, ecco. Sì. Ecco, andante sul DiCaprio, ecco. Sui capelli, capito? Comunque no, rete molto figo. Ragazzi, se avete delle fanart del genere, inviatecele, mandatecele. Ci fanno piacere. E ci fanno veramente piacere riceverle. E magari che ne soprattutto so, a me che non ricevo. Ce le portate ai raduni, non lo so, quando ci vediamo. Perché veramente ci fanno piacere, noi ce le mettiamo tutte in camera, ce le riguardiamo. E adesso facciamo tipo una scatola con tutte le vostre fanart. E poi le faremo vedere anche nei video, come abbiamo fatto vedere queste qua. Esattamente. Perciò ce l'avete, mandatecele, e sappiate che ci fa molto piacere ricevere questi regali, che sono le cose più belle, ecco. Ringraziamo per RomaTube per la presenza che avete avuto, cioè che avete portato, la vostra presenza a RomaTube, eravate tantissimi. Una cifra autografi, una cifra di foto, se ci avete postate, lo cazzo vi pare, riempite Facebook con le nostre foto. E niente, vabbè, stavamo qua per divertirci. Speriamo che vi sia piaciuto il nostro sketch, cioè quello con Klaus e Frax. Sì, che è la rossa di capelli, la famosa. Perché c'era capirà. Comunque ci sarà un video, forse metteremo, forse c'è già stato, l'avete già visto, forse lo metterò nei prossimi giorni. Un video non lo so, sulla pagina Facebook del pezzetto in cui giochiamo con la palla elettrica di Klaus. Ci siamo veramente tagliati. Sì, è stato bello. Speriamo che sia stato divertente anche per voi. Per chi c'era presente, magari commentasse qui sotto e ci disse. E ci dicesse i loro pareri. Ci disse un tempo. Ci dicesse i loro pareri. Perché vorremmo saperli, appunto. Yes. Se vi siete divertiti, se vorreste riavere un nuovo RomaTube, magari tra qualche mese, e rifarlo, perché noi ci siamo divertiti e speriamo anche voi. Poi, altre cose che vogliamo dirvi. Vabbè, ovviamente oggi è il 24, stasera ve sfonnate. Sfonnate per vino, pesce, tanto se mangia pesce stasera, se no chi mangia la carne è ben accetto, io mangerò carne. E niente. E quindi stasera sta a cenone, divertitevi, sì, buon Natale. Buon Natale, Santo Stefano. Sì, pure per Capodanno. Dopo Santo Stefano, che Natale c'è? Che Natale c'è? Niente. Cioè, buon Natale. Comunque, vigilia, Natale, Santo Stefano. Poi buona Befana, buon Capodanno e buona Pasqua. Buona Pasqua, perché anticipiamo i poveri, sì, lavori noi. Perché come qui è che diceva così? Ah, è Francesco Soli. Ah, sì. No. Buongiorno, buonasera. Buonanotte, si può ridirci. Buonanotte. Mamma mia. Incredibile, come la parodia di Francesco Soli. Vabbè, sti cazzi. Comunque, selvaggia non mentire. Vi abbiamo dato gli auguri, tanti auguri a tutti quanti. Abbiamo dato, soprattutto agli haters, perché vi vogliamo bene. Vogliamo bene anche a voi, sì, perché a Natale siamo tutti più buoni. Haters gonna hate, Granas gonna love. Tu madre. Mamma mia! Tu madre con la pompin. Tu madre con la pompin. Vabbè. Comunque no. Ciao. Alla fine sono pure pochi. Ciao. Quindi aumentate un pochetto, cari haters, perché siete. Vero, non la metto un po' perché sono troppo pochi. Sì. Ancora due, tre gestiscono troppo bene ancora. Infatti, quindi se stai cominciando ad essere con una cinquantina è più figo, capito? Perché devi capire. Poi non te ne inculi 50, quindi. Cioè, vabbè, comunque po' figo. E cosa altro dirvi? Che. Basta, perché il nostro video è stato. Adesso sta per finire niente. Sta per finire dicembre.
da gennaio dovrebbero cominciare tante cose belle e si dovrebbero creare quindi le super chicche. E c'è il c'è... Vabbè, dopo questa citazione che chi capirà è un grande. Comunque, gennaio è il mio compleanno. Gennaio saranno tante cose belle perché dovrebbe partire Top Gear. È il mio compleanno. Dovrebbero cominciare una serie sulle particole sfide sul cane Dread. È il mio compleanno. È il suo compleanno. Grande. Così si sta zitto. E poi, che altro c'è a gennaio? Non lo so. Dovremmo cominciare anche una serie su Minecraft. Ah, esattamente. Dobbiamo cercare sia con chi farla e dobbiamo anche trovare un microfono, perché abbiamo un solo Blue Yeti e visto che ognuno giocherà a casa sua dovremmo avere bisogno di due Blue Yeti. Yes. E poi che altro dirvi? Regali, cose importanti. Dovremmo registrare in questi giorni sia lo speciale 150k di Omegle, quindi vi diamo già l'appuntamento. Hai detto 150? Volevo dire 50, tanto mi sono confuso, poi ho detto 100, 50. Ah, magari 150, comunque sì, 50. Dovremmo, quindi vi diamo l'appuntamento già adesso per 27? Cioè 27 pomeriggio. 27, diciamo dalle 15:30 in poi, 15. Fate più, che lavoro. Forse 16, sì. Fatevi trovare su Omegle con il tag Grananas. Perché? Cazzo, perché pera il tag? No. È sempre pera il tag. Perché noi registreremo appunto con voi le Omegle, lo speciale 50k. Yes. Altra cosa, vogliamo registrare tutte fighe. Sì. Un'altra cosa che volevamo fare con voi è una sfida. Ovvero noi volevamo imitare le vostre facce. Quindi praticamente metteremo la vostra faccia qui in mezzo e noi due ai lati cercheremo di fare, che ne so, voi fate una smorfia di appunto. Dovete imitare questa smorfia. Sotto in descrizione c'è la pagina Facebook. Voi mettete mi piace e ci sarà un post dove ci sarà scritto facce per challenge. Ragazzo per challenge. Voi vi fate una foto con i vostri amici insieme, non selfie. So come vi pare. Vi fate una foto così e fate, che ne so, una faccia tipo. Oppure. Ho capito. Ecco, questa fate, è perché non si è vista. Fate tutte le smorfie che riuscite a fare e ce le mettete sotto ai commenti come foto. Quindi esatto. Se mettete le vostre facce è probabile che andrete sul video. Cioè. Se volete starci, questa è l'occasione giusta. Perché l'America wants you. Capito? Il Granas wants you, da Granas è tutto. Ancora auguri. Quindi ragazzi, ancora auguri. Noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao!